Sono Sabrina Inghilesi, vengo dalla Toscana, provincia d'Arezzo. Sono arrivata in Moldavia dietro segnalazione di un amico che era venuto qua, si era trovato bene e quindi, visto i miei problemi, che non erano pochi in Italia, erano risolvibili però con ingenti cifre di denaro, ho detto vabbè, proviamo. E quindi 2 anni fa ho iniziato questa avventura. Adesso sono venuta per l'ultimo viaggio, per i definitivi, e in queste 2 settimane, perché sono stata 2 settimane, ho avuto modo di fare le prove con calma, senza avere fretta. Consiglio di venire qualche giorno in più che in meno, perché almeno si fanno veramente tante prove, si è più tranquilli, senza avere la fretta e poi il giorno dopo c'è il volo. E mi hanno fatto le radiografie, andava tutto bene, dopodiché hanno cominciato a prendermi le impronte per i definitivi, ho fatto tutte e 2 le arcate, e ora è 2 giorni sto facendo le prove per l'occlusione, però insomma va tutto bene, ora sto aspettando che mi diano il bite, domani parto. E il viaggio è iniziato 2 anni fa, con tanto timore, perché venire all'estero, insomma, ancora nella mentalità italiana, sì, si sta muovendo. Si sente di persone che vanno Albania, Croazia, qualcuno Bulgaria, addirittura sentivo a lavoro, però ancora c'è anche tanta paura, tanta diffidenza, perché uno magari pensa se poi mi succede qualcosa, non mi succede, come faccio? Io ho avuto un'esperienza ottima, cioè sono venuta qua, mi sono sentita sempre molto tutelata dalle persone del gruppo, poi tutto può essere migliorabile, nel senso che comunque la clinica fa tanto, lo staff fa tanto, ma sono tutti ragazzi che cercano di renderci il soggiorno e le sofferenze meno pesanti. La Moldavia è da fare, senza timori, senza paure, poi indipendentemente che c'è il dottor Palmas che è italiano e che quindi ha dato un input alla squadra in un certo modo. Sicuramente ci sono, come in tutte le aziende, le cose che miglioreranno ancora di più, la tecnologia che andrà avanti, i rapporti interpersonali che miglioreranno sempre di più. Noi pazienti non siamo tutti uguali, alle volte anche colpa nostra, perché purtroppo non c'è la maleducazione, c'è la comprensione in tutte le parti. E sono stata bene, e quindi sicuramente sarà solo l'inizio di un bellissimo percorso. Di nuovo a me, in tutto. Poi lo sai, ne abbiamo parlato tante volte, il mio percorso medico ha coinciso con un percorso personale in cambiamento nella mia vita, e è stata un po' sarà veramente una nuova me. Che spero veramente di ritrovare il sorriso in tutti i sensi, di sorridere perché ho un bel sorriso, perché ho voglia di sorridere. Che bello! Molto. Un abbraccio, davvero, grazie a tutti, grazie Domi.